Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Black Dream. Allora, sono stata 2 minuti a registrare e non mi sono accorta che non stavo registrando con l'audio praticamente. Quindi niente, ho fatto il lavoro del cavolo. E praticamente mi sono spaventata già dall'inizio perché è scoppiato so che un pezzo di pavimento, io mi sono preso un infarto. E a parte quello, non è successo nulla di particolare. Sono arrivata in questa stanza e dice che c'è il terzo mistero, che praticamente se mettiamo uno spartito musicale sul pianoforte inizierà a sentirsi la musica, cioè il piano inizierà a suonare da solo. Aspettate un attimo che non lo regalo, io ho paura qua, eh. C'è un ritratto di una persona familiare, non dice nulla, fissa nello spazio. Sempre un ritratto di una persona familiare e no, fissa semplicemente nello spazio. Stessa cosa. Un pianoforte. No, ok. Ferma, non c'è niente da fare. Tu gli sei? Non si sa. Allora, quindi ci serve uno spartito. Va bene. Oddio, che ansia. Che ansia. Vediamo loro che mi dicono. Il quarto mistero è magico e i bagni. Lo conosci? Nel bagno delle femmine, se bussi 3 volte da sinistra praticamente, la porta più a sinistra, e dici magico, magico, lei verrà fuori. Però io non voglio provare. Ok, vediamo allora. Dopo lo proviamo noi. Mi fate passare per favore, cavolo. Oddio, che ansia, fatemi passare. Ok, no, perché? Io salvo. Io salvo. Ah, poi questo è il riame degli spiriti. Quindi pensate che ansia. Ancora più ansia, anzi. Hai visto uno dei 7 misteri, signorina? Sono illusioni oppure attaccamenti? Ah, non lo so, guarda. Io risolverei, però. Raga, io sono ansia adesso, cioè. Vediamo un po' che riesco a fare. Qua dove esco? Scusate. Che cazzo? Ok, andiamo nel bagno delle femmine. Quello più a sinistra, hanno detto? Bussiamo 2 volte, mi pare. Magico, magico. Non c'è stata risposta. Allora, 3 volte era. Magico, magico. Oddio, che ansia. Che ansia, che ansia, perché... Mi c'era aperto la porta, ma non c'era nessuno all'interno. Raga, mannaggia le cose. Perché? Ho sperimentato il quarto mistero. E vabbè, dai, già che siamo a 2 misteri su, non so, mi pare 6. Oh cazzo, quello c'era prima. Aspettate, voglio salvare. Scusate, ho l'ansia. Allora, riproviamo. Andiamo, torniamo là. Cosa c'è scritto qua? Il quinto mistero. C'è una singola un singolo portascarpe maledetto praticamente all'entrata. E quello l'abbiamo sperimentato, mi pare. È quello che abbiamo sperimentato, cioè. No, non posso entrare. Vabbè, quello dei maschi. Non puoi entrare perché è quello dei maschi. Praticamente nel lavandino c'è un liquido rosso. Mishiro non vuole toccarlo. E ti capisco, Mishiro. Forse non è saggio entrare. Entriamo comunque. Mishiro ha veramente una brutta sensazione. Vabbè, allora non fare nulla. No, non fare nulla. Non parlare. Qua? Non c'è nessuno. No, io non ci entro là dentro. No, no! No, che cavolo? Perché? Perché? Per quale motivo? Perché questa cosa? Vabbè, io non ci ritorno più là, cioè nel senso non ha senso rientrare là. Non credo di aver fatto qualcosa di... Raga, il cuore. Mi serviva. Mi serviva il cuore, eh. Ah, ma quello era uno spirito? Raga, era uno spirito quello che ho visto là. Raga, sto avendo le allucinazioni, era uno spirito.
L'ho visto solo io? Poi ricontrollo il video. Eccolo. Oh. Chi era? Boh, io non lo capirò mai sto coso, sto gioco, vabbè. Riproviamo a andarcene da qua, non scappare, andarcene e basta, proprio con calma. Mi sa che è uno spirito che vaga e basta. Cioè, non... mi sa che era pure quello che è apparso, tipo... prima. Che è quello che ci ha inseguito prima. Probabilmente è lo stesso. Ok. Qua non c'è nessuno che mi vuole uccidere, bene. Non so che farti, sinceramente. Lanterna? No. Ah, aspettate. Oh, che cazzo. No, aspettate, in che senso? Ho sperimentato il primo mistero. Ok. Salviamo, allora. E già ne ho sperimentati tre, eh. Dai. So a buon punto. Ah, nella reception room. Qua cosa c'era? Qua è pieno di polvere praticamente, come se non fossero mai stati usati. Quello è un ritratto. E mi sa che è quello il ritratto che vuole attaccare gli studenti. Questo non si apre. Aspettate, che mi ricordo che c'era qualcuno ci aveva parlato di un mistero. C'è una stanza con un'entrata che non può essere vista. È intorno ai bagni. Ok, allora andiamo a vedere intorno. Perché mi ricordavo che c'era questa cosa. Vediamo se riesco ad andare là senza che mi ammazzano. Raga, un'ansia, mamma mia. Io lo amo questo gioco, ma lo odio così tanto. È proprio un rapporto di amore e odio. Vediamo dov'è. Vediamo se riusciamo a trovare. Ok, l'ho trovata. Va bene. Ho sperimentato il sesto mistero. E come si esce? Aspettate. Spartiti. Vero? Sì. Ho preso gli spartiti. Bene. Ok. Andiamo a vedere se possiamo. Quello era un'ombra. Vediamo se possiamo suonare il pianoforte senza che ci ammazza nessuno. Vediamo se possiamo, per favore. Mettiamo gli spartiti qua. Dai, raga, però sto facendo delle cose. Siete fieri di me, per favore. Ho messo gli spartiti musicali sul praticamente Regi Spartiti. Si chiama Regi Spartiti. E il piano ha iniziato a suonare da solo. Ho sperimentato il terzo mistero. Non so quanti me ne servono. E praticamente vanno su e giù da soli. Ok. Figo. Questo che dice? Ah, sembrano concentrati sul suono del pianoforte. C'ho paura di incontrare l'ombra. Ok. Io vorrei proprio tanto capire a quanti misteri sono arrivata. Perché... Oddio, che ansia, Gesù Cristo, quella tizia là. Ah, mamma mia. Quella è la porta argentata. Aspettate, che vedo se c'ho tipo una chiave. No. Sì. Ok, e forse troviamo altre porte. Allora dai, proviamo a entrare qua. Dove c'è il ritratto là. Vabbè, al massimo mi attacca. C'è una specie di certificato.
Mi sa che con questa devo. No, raga, io me lo ricordo questa cosa. Io penso di ricordarmela e non vorrei che fosse effettiva. Io spero che me, di ricordarmi male, perché adesso questa inizierà a rincorrerci. Vero? Ecco, lo sapevo, me lo sentivo. Ho sperimentato il secondo mistero, ma per fortuna, grazie a Dio. Stavo dicendo per fortuna, grazie a Dio, me lo ricordavo. Posso uscire? Per favore? Voglio salvare qui. Voglio salvare qui. Oddio, raga, madonna mia. A quanti misteri sto? Aiuto, qu quanti misteri sono arrivata? Salviamo qua. No, che palle! Raga, perché mi devono succedere queste cose? Cioè, io inizio a giocare con tutte le migliori intenzioni e poi devono succedere queste cose e io mi devo prendere gli infarti. Per quale motivo, vorrei sapere. No, 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 no. Ma sta ancora qua questa, che palle, ma si leva? Ok, salviamo. Voglio rientrare. La tizia sta ancora lì? No. Ok, qua non mi danno nulla. No. Quindi ho. A quanti misteri sono arrivata? Proviamo un po' a rileggerli tutti, va. Allora. Il secondo, sì, questo l'ho sperimentato. Il primo anche. Il settimo mistero praticamente è che hai sperimentato tutti i cosi dall'1 al 6. Ah, e qua adesso ci posso entrare, bene. Ah, ok, l'ho sperimentati tutti. Bene, 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 bene. Entriamo qui. Lo specchio mostra il riflesso di Mishiro. Guardiamo dentro. Bene, sono arrivato a tutti i misteri. 6 anni fa, una scuola elementare. Usui, non vieni anche tu? Vogliamo esplorare il lago dei fantasmi. Solamente una voce, ok? Come i 7 misteri della scuola. Non è vero. Hanno trovato un corpo lì l'anno scorso, ti ricordi? E anche la scorsa settimana ne hanno trovato un altro. Questo significa che il demone del lago dei fantasmi fa suicidare le persone. È solamente una coincidenza. È un lago abbastanza profondo, quindi tutti decidono di andare lì a suicidarsi. No, non è questo il punto. Bei discorsi per i bambini delle elementari. Dicono che il corpo che hanno trovato la scorsa settimana è morto esattamente come quello dello scorso anno. Questo significa che un anno dopo, alla stessa ora, allo stesso posto, qualcuno morirà di nuovo. E entrambe le vittime erano studenti della stessa scuola elementare. Davvero? Era sul telegiornale. Non si può chiamare coincidenza. Sì, è un po' strano che qualcuno della stessa scuola muoia esattamente un anno dopo. Il lago dei fantasmi vuole dei sacrifici. Deve esserci un fantasma cattivo che usa la magia nera. Dovremmo sterminarlo. Va bene, suppongo che sia. Che ne valga la pena dargli un'occhiata. Oddio. Va bene, Teruhiko. Allora andiamo. Usui, vieni alla stazione più tardi. Sembra che ti possa piacere della roba del genere. Roba simile. Usui siamo noi. Eh sì. Eh sì. Tu chi sei? Ai ragazzi piacciono quel genere di cose. È un po' spaventoso pensare che le persone muoiano allo stesso giorno, allo stesso anno. Non voglio coinvolgermi in qualcosa di strano, brava. Ok, e i nostri genitori si potrebbero arrabbiare. Allora, io direi di concludere qui. Nel prossimo episodio finiremo questo ricordo. Quindi spero che questo vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento se vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!